Ecco è il think tank italiano per il clima, ossia un luogo dove si studia la decarbonizzazione a tanti livelli, a livello nazionale, quindi tutti i processi industriali, la governance, tutto quello che è il mondo dell'energia rinnovabile e non dell'efficienza energetica, anche a livello internazionale, quindi vari consessi come sono il G7, il G20, la COP, fino ad arrivare anche alla diplomazia climatica e temi anche nuovi nel panorama italiano. In particolare, ECCO come think tank realizza studi, analisi, prende dati, li rielabora e formula anche proposte di policy, ad esempio, con l'obiettivo sempre di creare dei materiali che siano utili a chi deve prendere decisioni, siano queste imprese, privati cittadini, organizzazioni, ovviamente anche il decisore politico e la politica nel suo insieme. Il PNIEC, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, è il cuore del lavoro di ECCO e non solo di ECCO, nel 2023 e presumibilmente anche a seguire. È un piano decisivo, per tutti noi. Non dobbiamo pensare al PNIEC come uno strumento che parli di energia. In realtà, dentro quel piano c'è la politica industriale, c'è la questione del lavoro e della giusta transizione, ci sono le politiche sociali, perché l'energia e quindi il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima è anche uno strumento di welfare per supportare le famiglie, per supportare le imprese, le classi sociali più deboli. Tutto questo è dentro il PNIEC, inclusa per esempio anche la nostra politica estera. In ultimo, consideriamo che la scienza, l'IPCC, la comunità scientifica, ha detto che ci troviamo nel decennio decisivo per l'azione climatica e il PNIEC contiene e deve contenere le misure per contrastare la crisi climatica. Quindi nel decennio decisivo il PNIEC è il piano decisivo per cercare di vincere la sfida sul clima. La filantropia italiana può svolgere un ruolo decisivo in tutta la battaglia sulla crisi climatica, dalle attività più locali che già oggi hanno comunque un grande uso, ma arrivando fino anche al finanziamento di attività nazionali e sovranazionali, di studi, di azioni concrete e non ultimo anche di finanziare e attivare quella che può essere la formazione. Formazione non da intendersi solamente come quella relativa alla scuola o all'educazione in generale, ma anche la formazione di chi deve prendere decisioni, come dicevamo prima, la classe politica, i decisori politici, ma anche le piccole e medie imprese, le aziende multinazionali. Il clima deve diventare una lente con la quale leggere tutti i provvedimenti quasi della vita quotidiana. E in questo l'attivazione della filantropia nazionale, ancor più di quanto sta già facendo, può essere veramente una leva di cambiamento importante.